Salve a tutti voi e ben ritrovati. In questa puntata parliamo delle piattaforme aeree, dette anche cestelli, che servono a portare in alto i lavoratori e gli imprenditori per fare delle lavorazioni a svariati metri d'altezza. In questa puntata vedremo insieme il tradizionale cartone animato dell'Agenzia Europea sulla Sicurezza proprio sull'uso del cestello, alcuni interventi di tecnici e di specialisti della sicurezza in edilizia e vedremo anche le foto di un caso accaduto alcuni mesi fa a Viareggio. Per il lavoro in quota ci sono una serie di dispositivi necessari, indispensabili, che bisogna mettere in atto per poter procedere al lavoro in quota. Uno dei tanti dispositivi che viene adoperato è il cestello. E chi di voi ha avuto esperienza di questo genere vuol dire qualcosa a questo riguardo. Quando si lavora con un cestello bisognerebbe piazzarlo bene su un terreno molto solido, anche perché la macchina non dovrebbe neanche partire. E poi quando si è sopra bisogna mettersi la cintura di sicurezza, oltretutto anche perché è obbligatoria metterla. Sì. Una volta averla messa c'è un gancio apposito. Sì, esatto, perché il rischio del cestello è proprio questo, cioè si presenta come un dispositivo che protegge in quanto c'è un parapetto e uno si sente sicuro perché è dentro questa specie di nicchia, ma il rischio che sotto a questa situazione è proprio quello cui accennava il vostro collega, quello di essere sbalzati fuori in caso di movimento repentino del cestello. Siccome il cestello solitamente è appeso a un braccio articolato di questa portata può fare dei movimenti repentini e quindi catapultare la persona fuori dal cestello e farla volare. Questo è il rischio oggettivo. Analizzando questa foto si può notare un cedimento del cestello. Qui siamo portati a pensare che il lavoratore sospeso quasi a 20 metri come esito avrebbe quello dell'infortunio, della morte o del trauma. Qui possiamo notare ancora il particolare del cedimento del cestello e invece poi possiamo notare che il lavoratore, utilizzando correttamente l'imbracatura, quindi il DP, si è salvato. Quindi spesso siamo portati a pensare all'infortunio, ma normalmente non si pensa in realtà anche a informare che se utilizzassimo i DP in modo corretto possiamo anche evitare di avere l'infortunio. L'altra cosa molto importante legata appunto all'uso di questo dispositivo è il fissaggio a terra della base della macchina che compie questa operazione, nel senso di avere stabilità.
perché si può ribaltare addirittura il mezzo su cui è installato il cestello, quindi controllare soprattutto la stabilità del terreno, che è un altro elemento abbastanza ingannevole. Ci potrebbe essere fango, ci potrebbe essere materiale di riporto, ci potrebbe essere sabbia, quindi occorre ancorare in maniera adeguata, stabilizzare, magari allargando la base d'appoggio dei piedi della macchina con dei dispositivi appositi. Per l'uso del cestello è importante poggiare su un terreno stabile e resistente. Ah sì? Devi stare attento anche ai cavi che sono sopra la testa, perché sono capitati tante volte che hanno preso il corrente, sono stati morti sul colpo per il fatto, perché non hanno fatto i conti per bene, sono andati a toccare i fili dell'alta tensione. Bravissimo, proprio così. Sì. L'altro rischio appunto connesso con l'uso di questo dispositivo, come del resto con tutti i dispositivi un po' aerei, è quello di andare vicino ai fili dell'alta tensione. Riguardo le piattaforme, potete vedere che ne abbiamo una proprio di fianco a noi. Allora, l'uso delle piattaforme in cantiere è sempre più diffuso. Infatti, a differenza dei ponteggi che potete vedere qua di fianco, l'uso della piattaforma permette di operare in maniera molto più veloce e concentrandoci su delle lavorazioni che nel tempo si sviluppano con grande progressione. Quindi, ad esempio, mentre l'utilizzo del ponteggio può essere ovviamente adatto per il rifacimento di facciate, come in questo caso, per sopraelevazioni, per edificazione, l'utilizzo di una piattaforma come quella, ad esempio, permette agli operatori di salire direttamente in quota e di realizzare il coperto di questo edificio. Quindi sono due attrezzature tra di loro complementari, però evidentemente che entrambe richiedono una certa accortezza per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Va però specificato una cosa, che come per il ponteggio, anche per la piattaforma occorre un'informazione, una formazione, un addestramento specifico. Cioè sono attrezzature, o meglio dire apprestamenti di cantiere, che la normativa obbliga l'utilizzatore a seguire dei corsi specifici sul loro uso prima, e sottolineo prima, dell'utilizzo. Quindi, mentre per il ponteggio sono corsi di una certa importanza, perché sono intorno a una trentina di ore, per l'uso della piattaforma variano da piattaforma a piattaforma, e quindi vi potete anche affidare allo stesso noleggiatore, perché spesso sono loro che tengono questi corsi, proprio perché hanno personale addestrato e con una certa esperienza sulle istruzioni che vi dovranno dare. Ecco, aspetto non secondario è quello economico, evidentemente. C'è una netta differenza tra l'uso del ponteggio e l'uso di una piattaforma. Il ponteggio, come la piattaforma, possono essere entrambi noleggiati da parte di un costruttore, di un imprenditore, però mentre nel primo caso il ponteggio richiede, come avete visto, un allestimento e quindi squadre di lavoro anche abbastanza numerose, una manutenzione, perché nel corso delle lavorazioni magari c'è da cambiare la tavola fermapiedi, la scaletta da aggiungere, quindi costi anche abbastanza importanti, non ultimo anche lo smontaggio evidentemente, quindi in sicurezza. Per quanto riguarda la piattaforma si tratta di un noleggio pure e semplice, perché quello che si chiama noleggio a freddo, quindi si va da un rivenditore, da un noleggiatore di piattaforme, si specifica quali sono le proprie esigenze e il noleggiatore ti consiglia qual è la piattaforma più adatta per il tuo caso. Per quanto riguarda il noleggio di una piattaforma, possiamo dare alcuni parametri. Una piattaforma come questa potrebbe variare di qualche centinaia di euro al giorno, dipende ovviamente dalla quota che deve raggiungere e anche dalla portata. Riguardo alla portata, è molto importante che vengano rispettate quelle previste dal costruttore. Tutto attorno alla piattaforma ci deve essere un'opportuna delimitazione, in questo caso è stato fatto con un semplice nastro bianco e rosso, potrebbe essere fatto anche con altra segnaletica o a rete arancione, però è importante che le persone, siano i lavoratori evidentemente che lavorano nelle aree contigue, siano impediti di poter accedere all'interno, proprio perché ci potrebbe essere il rischio di caduta di qualche oggetto dall'alto. Sempre per quanto riguarda le piattaforme aeree e i cestelli, vi segnaliamo che la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana hanno recentemente approvato una direttiva che in particolare deve essere applicata nei lavori di scavo delle gallerie della variante di valico nell'Appennino tosco-emiliano. Si tratta dell'obbligo a modificare i cestelli che vengono utilizzati i lavoratori nell'avanzamento dei lavori di consolidamento delle gallerie, nella posa delle centine, e che in maniera innovativa hanno obbligato le aziende a utilizzare dei cestelli, delle piattaforme
che siano protette verso l'alto, cioè dalla caduta di massi o di pezzi di cemento sulla testa dei lavoratori. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto, vi diamo appuntamento sempre su questa emittente per la prossima puntata di Edilizia Sicura. Arrivederci a tutti. Yeah.